Bentornati ragazzi, sono Saladav52 e oggi continueremo la nostra avventura su Mario e Luigi, viaggio al centro di Bowser. Nello scorso episodio siamo arrivati in spiaggia, il nostro obiettivo è quello di andare in alto sulla spiaggia per recuperare la terza cura stella, ma non lo faremo in questo episodio. Sempre nello scorso episodio abbiamo preso un nuovo potenziamento, se lo possiamo chiamare così, per Mario e Luigi. Mario può diventare gonfio respirando dell'aria che esce da dei tubi e possiamo volare in questo modo, cioè fare dei salti molto più alti rispetto al normale. Comunque, come state vedendo, sto tornando nella foresta selva fosca perché ho deciso che voglio esplorare quella zona lì. Non vi preoccupate, tutte le lotte che farò per sbaglio cercherò di evitarle anch'io, perché rifarle non mi sembra proprio il caso. Comunque cercherò di evitare tutte le lotte che ho fatto ieri, ma voi non le vedrete nemmeno, oddio non lo so, quelle con i nemici nuovi può darsi di sì. Comunque queste zone già le abbiamo esplorate con Bowser, certo. Alcuni nemici le possiamo affrontare anche con Mario e Luigi, come vedete dalla cassaforte, anche se in questo caso la cassaforte non ho idea di come poter recuperare il tesoro con Mario e Luigi, perché con Bowser risucchiando risucchiavamo anche le monete, con Mario e Luigi non lo so, quindi se lo sapete voi ditemelo. Se non si può fare, allora non c'è assolutamente problema, però va bene così. Allora, ho deciso di voler fare la foresta selva fosca perché ieri quando sono arrivato qui per sbaglio, vabbè, esplorando in realtà più che per sbaglio, comunque ho notato nella minimappa che ci sono i pezzi del puzzle per avere il prossimo attacco speciale. Quindi voglio recuperare questi 10 pezzi e prendere l'attacco speciale e poi magari andare avanti. Vi ricordo anche che dopo aver, credo, fatto la spiaggia, potremmo andare anche al castello di Bowser, proprio perché ci è stato detto che c'è un attacco speciale anche lì, per Mario e Luigi ovviamente, e quindi dobbiamo andarci. Tra l'altro vi ricordo che c'erano un paio di cose che potevamo recuperare con Mario e Luigi all'interno del castello di Bowser, come le abbiamo sempre trovate in realtà anche in tutte le strade che abbiamo fatto con Bowser. Ogni volta che facevamo qualcosa con Bowser dicevamo: oh, ma quel blocco non è per Mario e Luigi? E effettivamente era così. Abbiamo trovato anche alcune volte proprio dei blocchi per gli attacchi speciali e ci siamo chiesti, se mi ricordo bene, tra l'altro successe ancora prima di ricevere il primo attacco speciale per Bowser, quando ci era stato detto che con il blocco risucchio fuori dalla battaglia avremmo potuto risucchiare, e quindi io stavo pensando che avremmo potuto fare quello anche con Bowser, e quindi gli attacchi speciali si potevano recuperare con Bowser uguale a come li prendevamo con Mario e Luigi. Così non è stato alla fine. Va bene, allora siamo tornati un attimo nel corpo di Bowser, ci siamo ricollegati anche alla foresta selva fosca. Direi a questo punto di controllare cosa c'è nel tubo, tanto siamo qua, quindi giusto per vedere un po'. Ok, vedi? Oddio. Va bene, non si può andare. Oddio, no, si potrebbe andare. Facciamo che ci riproviamo dopo, magari, o se succede qualcosa nel prossimo episodio, perché per ora voglio vedere la foresta, come detto. Ah. No, ok, vabbè, cambio di programma, voi lo sapevate già. Castello di Bowser oggi, ho deciso. La foresta la facciamo magari domani, nel prossimo episodio. Comunque no, non è in realtà un... come abbiamo fatto qui adesso, che siamo andati sottoterra e siamo usciti, potremmo farlo anche di là, nell'altro tubo. Potrebbe essere un tubo secondario, magari che ci dà semplicemente un attacco speciale, come è capitato per il guscio scudo. Non è vero, è il blocco guscio, incredibile, non mi verrà mai da dire così. Comunque sì, il blocco guscio, quello là blu, che siamo saliti sulle nuvole e tutto il resto, e quello era molto secondario. Là potrebbe essere una cosa secondaria uguale, però va bene, ci usciremo fuori, ma non in questo episodio. Come faccio a capirlo? È il mio sesto senso stellare e c'è qualcosa che non torna. È pieno di grossi pulsanti. Forse bisogna premerli per aprire la porta in fondo. Chissà se c'è in giro qualche indizio su questa stanza. Mario, forse è meglio cercare prima di qua... prima da qualche... vabbè, non so leggere. Eh? Perfetto. Ho premuto A, quindi non potrò rifare... vabbè, sì, potrò rifare il dialogo. Vabbè, lasciamo perdere. Goomba. Ah. Ho fatto un tentato omicidio, un Goomba che non mi avrebbe mai sfidato. Bene, ok. Allora,
Adesso sblocchiamo di nuovo il saper parlare. Eccoci qua, siamo tornati. Direi, credo, spero. E comunque, quindi possiamo andare avanti. Tra l'altro questa stanza l'abbiamo vista anche con Bowser. Però ovviamente non abbiamo potuto far nulla, proprio perché c'era il dislivello e Bowser non può saltare. Però comunque in quella stanza non possiamo fare niente. Quindi va bene così. Adesso abbiamo da esplorare un altro paio di cose. Infatti, se vi ricordate, quando siamo arrivati qui con Bowser, togliendo i poster, e tra l'altro non mi ricordo per quale motivo lo feci, perché usai il fuoco e basta su tutti i poster, e uno rivelò che c'era un buco, e quindi sapevo di poter arrivarci qui con Mario e Luigi. E vabbè, esploriamo a questo punto. Monete per noi. E tra l'altro qua sembra che si possa andare verso ok, ma mega conchiglia, ho letto bene o ho letto malissimo? No, è mega conchiglia. I colpi deboli ti infliggono 0 danni. Ok, un attimo, allora sembra un oggetto incredibile, però che cosa si intende per i colpi deboli? Cioè, è un danno che va da quanto a quanto? Cioè, sicuramente parte da 1, perché è un danno debole. Ma arriva fino a... Perché un danno debole in questo momento, secondo me, è fino a 20. 20. 22. Non lo so. Cioè, no, in realtà sono comunque tanti i punti quelli tolti. 22, fai 22 una volta, 22 un'altra volta, 22 un'altra volta. Perdiamo, no? Così. Però comunque... Da 1 a 20, magari. Però comunque chi è che mi farà mai meno di 20? Mi fanno sempre tutti più di 20. Quindi gli attacchi deboli in base a cosa? Non lo so. Va bene, se sapete qualcosa in più scrivetemelo nei commenti, sempre riguardante questo oggetto, nel senso, i colpi deboli cosa significa? C'è un numero preciso? Magari i danni da 1 a 50? E comunque mi sembra troppo, no? Per questo non ho detto 50, perché 50 ci fa tantissimi danni a noi in questo momento. Però comunque, se sapete preciso i danni che riusciamo a non subire grazie a questo oggetto, scrivetelo tranquillamente. Io, se sembra essere così tanto utile, e nel senso di utile dico che vi protegge fino al 50 di danno subito, è tanto 50, però come detto non credo che si arrivi fino a 50, allora vorrà dire che sicuramente lo equipaggio a uno di tra Mario e Luigi. Poi vedo, penso più Mario. Sì, se devo equipaggiarlo a qualcuno, credo che Mario sia la scelta più saggia, perché è quello che fa più danni, quindi è quello che spero che rimanga più in vita rispetto a Luigi. Se proprio devo subire dei danni, spero di subirli più su Luigi che su Mario e perdere il turno di Mario, ma solo perché Mario ha l'attacco un po' più alto di Luigi. Nel frattempo siamo arrivati nei sotterranei ormai. Tra l'altro mi piace il fatto che siamo potuti arrivare qui anche con Mario e Luigi, cioè se la sono studiata ovviamente apposta. E tra l'altro quella piccolissima quel piccolissimo spazio con quelle sbarre me ne ero accorto già quando siamo arrivati qui con Bowser, che c'era. Non me lo ricordavo in questo momento, cioè quando sono arrivato nel castello di Bowser non me lo ricordavo con precisione, però appena ho visto quella stanza ho detto: ah, è vero, è così che si passa. E quindi ok. Però potevamo semplicemente dalla stanza dove c'erano i pulsanti scendere e ci saremmo ritrovati qui. Solo che appunto volevo riesplorare il castello giusto per vedere se c'era qualche altra parte secondaria, come quella fuori, però quella fuori me la ricordavo. Però qualche altra parte secondaria da qualche altra zona, e ho controllato semplicemente queste stanze qua. Però non ho trovato nient'altro di che. Se avessi trovato qualcosa l'avreste visto sicuramente. Se non l'avete visto, allora vuol dire che l'ho tagliato, questo è poco ma sicuro. Io mi sono rifatto anche tutta la strada che c'era di fuori con Mario e Luigi, quella però ve l'ho tagliata sicuramente interamente, perché lì non c'era veramente nulla. Mi sono ributtato dove si è buttato Bowser per andare nei sotterranei, quindi quando abbiamo fatto cadere la statua, no, con Bowser, la statua di Sogghigno, e si è rotto il pavimento, sono sceso lì con Mario e Luigi. Comunque ci siamo ritrovati sempre in zone che non ci portavano a fare niente se non recuperare qualche fagiolo oppure qualche oggetto secondario, però non importante.
ristorante, magari come la conchiglia che abbiamo preso prima, ad esempio. Bene, e detto questo, basta. Siamo qui nei sotterranei a leggere gli indizi, li ho letti. Sembrano essere, cioè, in realtà sembra un puzzle semplicissimo in questo momento. Mi ha detto la combinazione, ad esempio. Non credo ci sarà molta difficoltà. Cioè, anzi, in realtà è vero, di puzzle chissà quanto complessi non ne abbiamo trovati, però comunque bello, cioè alla fine il gioco non deve per forza avere dei puzzle per essere bello, anzi mi sta piacendo lo stesso, quindi ok, anzi merito al gioco, questo è sicuro. Si fa apprezzare per difficoltà, magari di sfide o di boss fight, come Lucrezia Block. Certo, lì in realtà è più un fastidio perché non potrò riuscire a farla, la sfida dei Koopa, ad esempio. E dobbiamo ancora provare quella delle bombe, però vi ricordo che Bowser è in una cassaforte in questo momento, quindi non possiamo andare a sfidare Lucrezia Block e batterla e prendere degli equipaggiamenti, che purtroppo non potrò prenderli tutti. Però tecnicamente se non prendo quello dei Koopa, quello delle Bobombe dovrebbe essere più forte perché viene dopo. Però se quello dei Koopa non riesco a farlo, quello delle Bobombe riuscirò a farlo. E tra l'altro ci saranno le Bobombe da poter utilizzare? Perché se pensiamo a come è strutturato quell'attacco speciale, è strano, no? Una volta che noi utilizziamo tutte e 6 le bombe, ne arrivano altre 6? Oppure, una volta che abbiamo utilizzato tutte e 6 le bombe che hanno colpito Lucrezia Block, abbiamo finito? Cioè, è quello, no? Oppure è così tanto difficile riuscire a colpirla con tutte e 6? Ecco, no, secondo me ne spawnano di più e come al solito hai un massimo di 3 bombe che puoi sbagliare e basta. Penso sia fatto così, perché le altre sono fatte così e quindi... Però comunque dovrebbe essere abbastanza facile, no? Ti basta mettere le bombe tutte allo stesso posto una volta che hai imparato a preciso... A meno che Lucrezia non inizi a spostarsi, in quel caso, ok, devi vedere dove si sposta e poi mettere la bomba nel posto giusto. Comunque se mi sembra più no che sì, per via di come sono state fatte le altre. Anzi, Lucrezia mi sembra proprio che non ha voglia di spostarsi, no? Quindi... Ok, però detto questo non lo possiamo sapere, anche perché con Bowser in questo momento non ci possiamo muovere, come detto, e quindi non ci possiamo andare. Ma va bene, ci siamo andati con Mario e Luigi, però semplicemente Lucrezia chiedeva a qualcuno di possente che potesse alleviare il dolore ai muscoli, alle spalle, alla schiena, vabbè, quello che è. Però ci siamo già andati con Bowser, come detto. Dovremmo aver finito perché c'è solamente quest'ultima stanza con il salva. Tra l'altro potrei anche sfruttare l'occasione e salvare, perché non ho idea di cosa aspettarmi. Comunque non so quanti altri indizi ci sono, però ne abbiamo letti 3. Gli appunti segreti che abbiamo trovato nel castello c'entrano sicuramente qualcosa. Se ricordo bene, gli appunti segreti dicevano: l'ordine della porta è quadrato, cerchio, triangolo. Solo una volta cerchio. Quadrato è una volta in più di cerchio, quindi due volte quadrato. Quadrato è una volta in meno di triangolo, ciò vuol dire tre volte triangolo, giusto? Però non capisco cosa voglia dire. Mario, Luigi, diamo un'occhiata qua intorno. Come detto, il puzzle non mi sembra particolarmente difficile, vorrei solamente risapere l'ordine. Ok, quadrato, cerchio, triangolo, giusto questo mi serviva sapere. Allora vuol dire, se questo è l'ordine, che dobbiamo martellare due volte quadrato. E lo facciamo. 1 e 2. Una volta cerchio. 1 e 3 volte triangolo. Ok, abbiamo fatto. Però non è successo niente. Ok, a quanto pare dopo aver fatto la combinazione c'è anche il pulsante sulla porta e va martellato anche quello. Molto semplice. Comunque è quello l'ordine, cioè due volte quadrato, una volta cerchio, tre volte triangolo, ma è stato abbastanza facile anche per via degli indizi. Bene, allora, Cosma ci ha consigliato di curarci, c'è una boss fight quindi, questo è poco ma sicuro. Allora, noi lo facciamo, giusto perché... Se me lo consiglia il gioco, allora vuol dire che c'è qualcosa di strano e che non va. Non immaginavo di trovare una boss fight qui. Però va benissimo, ok. Se mi consiglia questo vuol dire per forza che è una boss fight, perché sennò non avrebbe senso. Cosa sono questi cosi?
Che ti succede? Mamma mia! Qualcuno mi vuole spiegare? Cosa? Questi alieni hanno attaccato il regno dei funghi in passato? E li avete sconfitti quando eravate ancora dei bebè? Cosa ci fanno qui? Bowser ha ibernato degli alieni sopravvissuti e l'ha conservati per tutti questi anni? Certo che ha delle abitudini davvero terribili. Let's go! Okidoki. E non immaginavo che saremmo arrivati a... Quanti danni? Ok, no, Ok, no, è un po' troppo. Devo prendere, ok. Se non avessi saltato al tempismo giusto, avremmo perso. Buono a sapersi. Allora, benissimo. I danni sono un po' eccessivi. Ecco il consiglio di Cosma. E perché mi ha detto di curarmi? Perché questi fanno male. Va bene. Non c'è assolutamente alcun problema. Sappiamo affrontare gli Shrub. Lo abbiamo fatto in Fratelli nel Tempo, quindi... Vediamo di vincere questa boss fight. La possiamo chiamare così? Visti i danni, sì, possiamo chiamarla così. Ok, devo di nuovo saltare nel momento giusto. Meno male. Forse se mi avesse colpito tutte e due le volte avremmo perso un'altra volta. Ok, ho capito che dopo questa boss fight molto probabilmente avremmo bisogno di comprare dei funghi. Ma ok, il problema adesso è che ogni volta che morirà Mario e toccherà a Luigi salvarlo, perderemo il turno. Perché perdiamo il turno. Quindi va bene, devo semplicemente saltare al momento giusto e non venir colpito. Cosa più difficile di quanto si pensi in questo momento. Però come detto, li sappiamo affrontare i mostri Shrub, vabbè, come si chiamano loro. Va bene. Sapevo che avremmo trovato l'oro per via di cosa ci ha detto il Todd che abbiamo trovato prima di andare dal Dottor Dot nello scorso episodio. Perché nel castello di Bowser lui ha detto un fungo viola. No, ok, quando ha detto fungo viola io ho subito collegato allo Shrub. Non l'ho detto, però l'ho collegato subito. Quindi avevo in mente, secondo me, cosa potevamo vedere. Però solo vedere. Tra l'altro c'è stato anche quando abbiamo fatto la boss fight contro il Grugnosauro con Bowser, io non me ne sono accorto, ma mi è stato scritto nei commenti che nel pubblico, seduto su una sedia, c'era proprio un mostro Shrub. Quindi quello era un easter egg, ma in realtà non così tanto easter egg per via degli Shrub che si trovano nel castello, a quanto pare. Però ok, va bene. Detto questo, devo semplicemente imparare a schivare benissimo tutto quello che mi arriva addosso. E in realtà ce la possiamo fare. Potrei utilizzare gli attacchi speciali. Facciamo un sacco di danni, soprattutto se non li sbaglio. Questo è poco ma sicuro. Ma non voglio. Non voglio perché... non lo so. Però ho la possibilità di sconfiggerli. Sono abbastanza sicuro che so farlo. Cioè, sono fattibili. Cioè, veramente li affrontiamo all'inizio gioco, in Fratelli nel Tempo. Quindi è vero che qui mi fanno un sacco di danni, ma se imparo, che non ho bisogno di imparare, quindi ok, però se schivo tutto quello che mi provano a tirare addosso, sono tranquillo. Cioè, non ho veramente problemi. Quindi basta, semplicemente andiamo avanti. Se viene colpito qualcun altro, lo curo con i funghi che ho. Se li finisco di sveglie, ne dovrei avere ancora abbastanza per poter riniziare. Ho iniziato delle lotte, penso di un totale di 3 volte. Quindi ora non so quante sveglie mi sono rimaste. Comunque più di 5, forse o 6 o 7. Ma non mi ricordo adesso con precisione. Avevo imparato con 3 gli attacchi, però adesso con 2 stanno facendo un ritardo diverso con lo sparo quando sono tutti e 2 insieme, e quindi sono stato colpito per questo motivo. Ma va bene, come detto, non è un problema. Se riesco sempre a lasciare in vita tutti e 2, cioè sia uno tra Mario e Luigi, non c'è problema, perché posso sempre curare l'altro. Poi appena succede devo appunto curarlo immediatamente, perché sennò ovviamente perdiamo.
E va bene. Poi il consiglio che a questo punto vi do, ma come state vedendo e come sto giocando, per non dover pensare, ok, sta andando da Mario, ok, sta andando da Luigi, saltate con tutti e due. Finché non è una cosa che vi penalizza, fatelo. Cioè, se avete la possibilità, saltate con tutti e due per evitare l'attacco, che così è molto più facile. Invece poi quando ce n'è solamente uno, giustamente dovete saltare molto prima rispetto a quando saltereste normalmente, perché sei più pesante, hai o Mario o Luigi in braccio. E va bene, ho detto questo, ok. Secondo me siamo verso la fine comunque, dai, perché abbiamo colpito tante volte il secondo, quindi il terzo dovrà avere sempre la stessa vita. Tra l'altro non ho idea di quanta vita potrebbero avere, ma forse un 300 a testa. Tanto? Tanto, però comunque 300 a testa non mi sembra proprio così poco in realtà. Cioè è abbastanza, è un 900 totale. Secondo me le boss fight che facciamo di base hanno molto più di 900 di vita. Però gli shrub erano anche congelati, quindi tecnicamente dovevano pure essere meno forti. Però va bene così, no, a quanto pare più forti di quando sono venuti qua. Ah, e tra l'altro non ci ho pensato, però mi è venuto in mente adesso. Ha parlato Cosma, in base a quello che hanno detto Mario e Luigi, che loro hanno affrontato gli shrub quando erano piccoli. Però, allora, se ci pensate, in Fratelli nel Tempo, quando Mario e Luigi sono grandi, tornano nel passato per l'invasione, però loro non hanno avuto questa invasione, perché sennò se la ricorderebbero. Quindi ci sono due linee temporali diverse, vuol dire che nella linea temporale di questo gioco è quella che in Fratelli nel Tempo è il passato. Perché appunto quando erano piccoli Mario e Luigi sono stati invasi dagli shrub, e appunto Mario e Luigi da grandi, di un'altra linea temporale molto probabilmente, sono appunto andati in quella per aiutarli. È così? Non lo so, però se è stata detta questa cosa vuol dire che più o meno dovrebbe essere così. Quindi multiverso anche in Mario e Luigi? A quanto pare sembra così. Oppure se mi sto sbagliando o semplicemente non ho capito qualcosa, ma alla fine cambia poco, tanto che fa. Cioè, anzi no, non fa proprio niente, non è che mi interessa poi così tanto. Comunque, sia Mario che Luigi a livello 25, abbiamo sbloccato la classe stella per tutti e due, ho letto di sfuggita, ma adesso possiamo comprare tutto quello che vogliamo alla via dello shopping. Quindi, la prossima volta che torneremo a Fungopoli, sappiamo dove andare. No, non è vero, non mi ricordo quale negozio mi diceva di essere rango stella. Vabbè, abbiamo recuperato tutti i tasselli attacco del castello Bowser e quindi abbiamo sbloccato un altro attacco speciale per Mario e Luigi. E il nome di tale attacco è Oltremondo. Bel nome. Tra l'altro 18 punti costa. 18? Sono tanti, 18. Allora fatemi vedere come funziona. Non credo che lo utilizzeremo mai perché costa 18. Vabbè no, se potenziamo i punti, ecco, non mi stavano venendo i punti azione abbastanza, allora vuol dire che si può fare. Però 18 è un costo importante, vuol dire soprattutto che quelli che staranno sotto costeranno ancora di più di 18. Allora direi di provarlo finché non facciamo fantastico, come al solito, anche se in alcuni non l'abbiamo fatto proprio. Comunque questo mi sembra pure abbastanza facile in realtà. Cioè, sto fatto di dover notare chi esce dalla porta in questo caso, e soprattutto devi notare pure se sono tutti e due insieme, è abbastanza difficile. Però da subito ho notato che non è veloce, semplicemente c'è un delay, quindi un rallentamento da quando Mario o Luigi escono dalla finestra e stanno per cadere sopra al nemico. Quindi voi lo vedete uscire dalla finestra e avete il tempo di riflettere su ok è rosso Mario, ok è verde Luigi, e sai quale tasto devi premere se la A o la B. Si nota questa cosa. Insieme non è facilissimo,
Semplicemente secondo me lo devi sapere, che stanno per uscire tra poco insieme, così da prepararti già in anticipo. Comunque fantastico, l'abbiamo fatto al secondo tentativo, quindi mi ritengo soddisfatto. E ok, quindi tecnicamente per Mario e Luigi ci mancano altri 3 attacchi speciali, senza contare quello della foresta selva fosca. In realtà, vabbè sì, della foresta che abbiamo fatto prima all'inizio dell'episodio e che volevo fare per questo, ma poi siamo entrati nel castello di Bowser e basta in realtà. Gli altri 3 semplicemente li troveremo andando avanti a questo punto, oppure me ne perderò qualcuno. Esiste anche questa possibilità, no? Sì, spero di no però, perché li vorrei avere tutti quanti, così da poter avere, anzi da poter dire di aver giocato veramente bene a questo gioco. Sul serio? Alla fine è stato Luigi a sconfiggere gli alieni? Sicuro sicuro? Scusa Luigi, sei molto più forte di quanto pensassi. Non mi sembra che se la sia presa poi così tanto. Bene, abbiamo perso già troppo tempo, torniamo indietro. Lo dico anche io. Ma voi sapete cosa sta per succedere, vero? Un piccolissimo taglio. E ben ritrovati sulla spiaggia. Perché? Perché ci dobbiamo salutare, no? Sono arrivato al salva più vicino e quello che mi ricordavo in realtà. Bene, detto questo, dopo aver fatto una boss fight contro un nemico di un gioco vecchio, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. Se volete, in descrizione c'è il link per il mio Instagram per seguirmi. E noi ci sentiamo al prossimo video.